Campus Sacra Famiglia, ci siamo! Bene, bene! No, non ho sentito bene! Campus Sacra Famiglia, ci siamo! Mi ha sentito, c'è ancora qualche dormiglione tra di voi! Campus Sacra Famiglia, ci siete? Oh, molto bene, molto bene. Però non ci siamo noi, siamo solo la registrazione delle voci di Antonio e Lodovico. Esatto. E noi ce ne siamo tornati a dormire. No, no, siamo pronti a cominciare, signore e signori, per la quinta edizione del Talent. Arrivati al primo lustro. E allora vogliamo un bel applauso e un grande urlo e apriremo il sipario. Siete pronti? 1, 2, 3, fateci sentire. Are you ready? Sulla musica. Oh, benvenuti. Come state? Come state? Buongiorno! Oh, mamma mia, come siete belli, insomma. Brutti ma travestiti. Sì, sì, no, non è vero. Ma Visignano, ti sei mangiato le maestre? Mamma mia. Ha passato uno. L'intera notte a strafogarsi di briochine. Per oggi, cosa? Edamame e salsa di soia? Buonissima, benissimo. Ma siete bellissimi, siete fantastici, tutti stupendi. Allora fatevi il primo grande applauso a tutti voi stessi, perché mamma mia, ma che belli. E l'altro applauso io direi subito: ma avete visto le vostre maestre, i vostri educatori, che belli? Glielo facciamo un applauso? Certo. Dai, io meno male. Bravissimo. Ma abbiamo Giuliano Morrilla. Che devi presentare col tuo mammucari. Allora attenzione, perché oggi siamo qui per una cosa molto importante. Che cosa? Il cosa? Oh, meno male. Qui nel nostro parterre abbiamo già i classificati per la finale. Ma prima di cominciare dobbiamo fare un grandissimo complimento, dei complimenti fantastici, bravissimi davvero, a tutti quelli che hanno partecipato mandando il proprio video, perché è stato difficilissimo scegliere quali talenti far arrivare fino alla finale. Siete stati tutti veramente bravi, creativi, unici, speciali, davvero bravissimi. Quindi complimenti anche a chi non è passato, vi vogliamo sempre così. Detto ciò, siamo pronti a cominciare, ma per ogni talent che si rispetti c'è bisogno, no, di un'altra cosa. Cos'è che manca? Amici! E allora siamo pronti a chiamarli. Cominciamo dal primo, l'altissimo, il purissimo, il levissimo, direttamente dalla presidenza della compagnia teatrale Quelli del Venerdì, un applauso per Marco Morrilla! Bravo Marco! Che ha tenuto a specificare che stamattina, dato che noi educatori, maestri, personale, eccetera, siamo vestiti da popoli del mondo, Marco mi ha detto in confidenza: io sono vestito da un europeo moderno. Giusto. E quindi mitteleuropeo di mezza età. Ecco, perfetto, visto, perfetto, questa è la spiegazione giusta. Bellissimo, bellissimo. Quindi ringraziamo Marco. E poi la veterana di questa scuola, che Benny. Va bene, dai. Allora, facciamo uno solo. Esatto. Passiamo alla massaggiatrice di oggi. Colei che ha mangiato il sushi insieme a Bisignano ieri, ma invece di buttare le bacchette le ha riciclate e se le ha infilate tra i capelli. La vedete arrivare? Estremo Oriente! Benedetta! Che puzza di piedi! Prego, prego! Ah, ma sì!
Ma sì, c'è la pausa, poi facciamo vedere l'ombrellino. Ah, ok, vabbè, vabbè. Bene, 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 bene. Che andiamo adesso? Un maschio, una femmina, l'altro maschio, l'altro maschio. Giudici. Lui viene direttamente dal nostro popolo. Il popolo... Arriva dal Medio Oriente. Dal Medio Oriente, lui ha deciso questa... Sì. Aprire un'azienda di criptovalute E scavando in cortile per fare la casetta per il cane ha trovato un giacimento di petrolio e quindi adesso è uno sceicco, il più ricco sceicco di Orti Nuovi. Lo accogliamo con un grande applauso, signore e signori, Teo! Eccolo qui il nostro Teo, ha cambiato vita, guardate. Teo, 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 che per oggi sarà Teo Mustafa. Teo Mustafa Halia. Teo Mustafa Halia. Potete chiamarlo però Teo. Vi prego Teo. Prego, ha dichiarato. Naturalmente se vorrei commentare basta accendere il microfono e vorrei parlare in diretta con noi e con tutti quelli che ci guardano da casa. Ha dichiarato Teo che al vincitore di questo talent farà fare un bellissimo giro sulla sua Lamborghini nuova. È vero, è vero. Mentre l'ultimo classificato farà pulire la cacca del suo cammello. Bene, bene, passiamo all'ultima nostra giudice, l'ultima fanciulla, la madrina di questo talent, colei che l'ha fortemente voluto, colei che ci ha ispirato, colei che ci ha inspirato ed ispirato, signore e signori, la regina del carnevale, Margherita! Mamma mia, ma te... Per chi vuole, signore e signori, sono disponibili alla lettura dei tarocchi dalle 15 alle 16. E la sfera di cristallo per vedere il vostro futuro. Grazie, arrivederci al 45542. Attenzione, anche a casa, A proposito! A proposito, nella sfera di cristallo si vedrà il futuro, ma nelle vostre sfere di cristallo, cioè i vostri smartphone, ci state guardando in diretta dagli uffici, qui. Dalle palestre, qui. Dai qui. Giardini, dall'area della secondaria, dallo scantinato di Fra Alberto, dappertutto insomma, ci stanno guardando proprio dappertutto, allora facciamo sentire la nostra voce. E i vostri genitori dove lavorano? Dai, che paese, in che paesi? Soncino? Più lontano di Soncino. Milano, Milano! Milano, più freddo di Roccaraso. Bene, e allora dobbiamo far arrivare la nostra voce fino a Milano, pronti? Andiamo via, facciamo un mega urlo per tutti i genitori che ci stanno guardando da casa. 3, 2, 1, benissimo! Abbiamo salutato i nostri genitori, nonni, parenti, zii, tutti, la giuria. Dobbiamo però spiegare, perché oltre alla giuria dei nostri fantastici giudici, che sono Teo, Benny, Marghe e Marco, abbiamo anche una giuria parallela. Esatto. Composta da tantissimi fanciulli. Avremo la nostra giuria in sala, composta dai capitani delle case, li guardate lì, che dovranno fungere da giuria popolare e dare i loro voti da 1 a 5, giusto? Da 1 a 5 per ogni esibizione, tenendo conto della creatività, dell'originalità, ovviamente della performance in sé. Insomma, avete un compito veramente importante, perché parte del voto finale, poi, e della scelta finale, arriverà sommando anche i vostri voti. Siete pronti, giudici? Sicuri? Siete sicuri? Bene, allora possiamo cominciare. Diamo il via, abbiamo detto tutto, vero Marga? Sì. Diamo via al nostro talent, no? C'è anche la giuria popolare, ah, formata, certo, dalle maestre. Che è vero, è vero, è vero, è vero, perdonateci. L'anno scorso eravamo in classe, quindi per forza di cose facevamo direttamente dalle classi la giuria popolare. Ma ovviamente insieme alla giuria, alla sala stampa e ai giudici del nostro parterre, avremo anche la giuria popolare. Quest'anno rappresentata dalle maestre, che raccoglieranno i propri voti
anche grazie all'applausometro, con sofisticati sistemi di rilevazione acustica che padre Sergio ha importato direttamente da Taiwan, riusciremo a capire chi per il pubblico è stato il migliore e lo sentiremo alla fine di ogni esibizione. Bene, allora, pronti? Adesso siamo pronti, abbiamo detto tutto quanto, cominciamo con il primo talento che è una coppia. Esatto. I primi a salire su questo palco sono due ragazze, eccole, direttamente dalla terza A e dal paleolitico, perché esatto, sono tutte agghindate da paleolitico. Accogliamo il duo Caffè e Battaglia, un applauso! Venite ragazzi, attenzione ai gradoni, perfetto. Quella, quella, quella! Attenzione, attenzione! Venite, prendete pure il centro, benissimo ragazze. Siete pronte? Come no? Agitate? Sì! Non preoccupatevi, ci sono circa 300 alunni davanti a voi e un centinaio a casa, non c'è da agitarsi. Siete pronte? Cosa ci fate voi? Un balletto. Un balletto, su che musica? Uga Uga. Sorpresa. Sulla musica Uga Uga. Waka Waka. Waka Waka. Attenzione, torniamo ai mondiali 2010 con Waka Waka. Siete pronti? Pronti a sostenerle? Mi raccomando, sala stampa, da adesso si entra nella gara, vedremo 10 talenti uno dietro l'altro. Pronte? Diamo. Vai regia, via con Waka Waka. Ok. Perché questo non l'ho settato io ieri. L'ho settato io prima, meno 30. Ha fatto meno 3, meno di così. Ero tutto appannato e ho provato ad alzare la fischiava. Prova con la batteria se magari va meglio. Sì, lascialo qua così, va bene. Allora la scarica, tu hai il telefono acceso in tasca? No. Bravissime! Ci hanno riportato ai mondiali 2010 con questo Waka Waka! Siete state fantastiche! Brave! Ma adesso state qui perché dobbiamo sentire i nostri giudici. Chi parla? Marche! Allora ragazze, siete partite alla grandissima, ma io queste le conosco bene perché passano la ricreazione così, ruota, 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 rondata, 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 spaccata, 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 quindi non avevo dubbi. Brave, brave ragazze! Bravissime! Bravissime, complimenti, siete state fantastiche. Non era facile rompere il ghiaccio con questa energia alle 9:30 della mattina. Brave, avanti. Brave ragazze, complimenti. E allora, intanto che la sala stampa vota, sentiamo il primo applausometro. Signore e signori, dovete farci un grande applauso in base a quanto vi sono piaciute per questo primo duo. 3, 2, 1, applauso! Padre Sergio, strumento fantastico, vediamo da AliExpress. Esatto, infatti la nostra peruviana, benissimo, le sta perfetto. La sala stampa ha votato, ragazze potete tornare a godervi lo spettacolo, siete un po' più tranquille, eh? Sì, non era semplice. Scusate, lo Lodoanto, un'informazione di servizio dalla regia. Da casa mi si dice che si è bloccata la diretta. No. Mi lo vedranno in differita probabilmente. No. Eravamo già
su Rai 1, io pensavo alla scalata, al nostro successo invece. È ovvio. È finché prendiamo le tecnologie da Taiwan, dalla Thailandia e da Singapore. Io sto pensando a Margherita che ha lasciato la nonna davanti alla TV e la sta messaggiando. Cioè, gliel'ha messo alle 6:30 del mattino, no? Perché poi doveva partire e adesso uno schermo nero. Ci guarda, non la nonna, ma il marito ha preso ferie, ha passato ecco, questo. Ecco, e quindi padre mi deve fare ripartire la connessione, mal che vada arriverà tutto in differita, comunque con calma arriverà tutto. Ma adesso continuiamo e passiamo dal ballo a uno strumento musicale. Sì, è raro vedere qui al Talent esatto. qualcuno che porta uno strumento musicale, quindi noi... lo accogliamo agli educatori, l'abbiamo fortemente voluto perché è una bella novità, è uno strumento difficile, io suono nuovo, lo so, serve tanto fiato, nuovo, mai visto, e quindi chiamiamo sul palco il nostro Gobbi. Vieni con tutto, ti aiutiamo a salire, vieni, passami lo strumento, eccoci, bravissimo. È uno strumento, allora direttamente da Taiwan mi ha portato un mitra, bene. Giorgio, tanto che Antonio ti conta. Allora, Giorgio, che cosa bene, girati, bene. Girati verso di loro. Giorgio, hai il fan club? Hai tuoi amici che ti sostengono? Sì, puoi parlare, se vuoi. Sì. Che cosa ci porti oggi? Un brano. Con che strumento? La? La tromba. La tromba, da quant'è che suoni la tromba? 2 anni. 2 anni, benissimo. Allora, lasciamo qualche domanda anche per i giudici, se vorranno fartele dopo. Che brano ci suoni? Come si intitola? Sessore. Come? Sessore. Benissimo. E allora, ti lasciamo la tromba. Prego Antonio, prego. E guarda se ho messo dentro bene il pochino, perché... Subito il leggio. Controlla se lo strumento è sistemato. Questo lo mettiamo qui. Non te lo rubo, eh. Ok. E mettiamo... Oddio, ho fatto cadere tutto. Pronto, Gobbi? No. Prego. No. Qual è il brano? È uno di questi o è... Ah, sei solo, perfetto. Sei solo. Pronti? Tu non sei solo qua sul palco perché ci sono tutti i tuoi compagni che ti fanno una bella forza. Noi ti abbiamo sentito ed è bravissimo! Pronti? Però se tu gli giri tutti... Ho sbagliato. Poverino, fatto un casino. Suona violino adesso. Gianlu, abbiamo fatto un casino. Perfetto. Prima così, fratelli. Benissimo. Pronto? Pronti? Con Sei Solo, un applauso per Tozzo Gobbi! Agitazione, sei stato bravissimo, super, sai che la curva nord là, oh che bel sostegno, bravi, bravissimo. Sentiamo che cosa ci dicono i giudici di questa esibizione davvero unica. Giurgì, eri tanto agitato ma sei stato bravissimo, poi con il pubblico così tutto dalla tua parte, bravo, ci ha incantato, bravissimo Giorgio, bravissimo. Sentiamo Giorgio. Marco, Giorgio, complimenti, anche perché hai portato uno strumento inusuale, che è la prima volta che riusciamo a vedere sul palco del Talent della scuola. Grazie per averci aperto ulteriormente gli orizzonti anche su questo bellissimo strumento che è la tromba.
Grazie, grazie. Bravissimo, grazie, Giorgio. E adesso stai qui, stai qui. È un appunto a Lodovico, però, perché quando ho detto hai portato il fans club, lui ha detto no. Ah, ho fatto la scritta qua. No, l'ho lasciato a casa, ho portato solo la tromba. Grande. Allora adesso, mentre i nostri piccolini scrivono, votano, hanno già votato bene, sentiamo l'applausometro. Pronti, via! C'è anche qualche urlo, cioè, insomma, sì, insomma. Là, la quarta A ti porta nel cuore. Bene, 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 bene. Giorgio, puoi tornare a goderti lo spettacolo del nostro talent. Noi andiamo avanti, liberiamo qui. Perché adesso abbiamo bisogno di spazio. Abbiamo visto il ballo. Abbiamo visto uno strumento musicale come la tromba, tromba particolarissimo. Ma vedete cosa sta entrando? Con questi strumenti scenografici fantastici. E qui abbiamo un fantastico canestro. E già i quinti si stanno scaldando, perché lui è l'unico inimitabile, Manny! Andrea Manny! Direttamente dalla panchina. Pronto, pronto. I Golden State Warriors. Quella, quella. Quanti palloni. Attenzione. Vieni, 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 Andrea. Vieni, 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 vieni. Un bel applauso. Ecco Andrea. Anche bello. Anche lui stanotte ha fatto fantastico la permanenza. Vestito da Curry. Giusto? Curry, Curry c'è scritto. Sì, ma non il curry, quello che si mette nelle spezie, allora, che mangiamo curry, noi. Ah, no, 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 è Curry. Step Curry, giusto? Allora, tu ci hai fatto vedere un video pazzesco nel quale fai un po' di trick con i palloni, giusto? Perfetto. Oggi ci riproporrai questo, lo farai vedere in diretta. Attenzione, molto difficile. Aggiungo una cosa. Sappiate che un conto è farlo sul parquet della palestra. Un conto è farlo qui dove le assi di legno sono diverse, dove sotto c'è il vuoto. Insomma, non è la stessa cosa, eh. Quindi pronti a sostenerlo, perché veramente sarà difficile quello che fa, ok? Sei pronto tu, Andrea? E allora ti facciamo volare sui tuoi palloni. Signore e signori, un applauso per Andrea Manny! Signori, un applauso per Andrea Manny! Bravo! È stato super! Oh, io ci ho provato una settimana, ma non ce l'ho mai fatta. Bravo Andrea, bravo! Guarda la tua classe come ti sostiene! Numero uno, bravissimo! Ma adesso parola ai nostri fantastici giudici! Allora Andrea, bravo, bravo davvero! Prima di tutto perché hai portato veramente una cosa diversa, e come diceva Lodo, farlo in palestra e farlo sul palco credo sia un pochino diverso. Ma il look, vogliamo parlarne? Sai che io ci penserei, a farti crescere i capelli così non è male. No, fai la permanente, che non stai per niente male. Poi se posso permettermi, posso avere un commento da parte di un esperto? Vieni, accogliamo sul palco l'educatore nonché allenatore Francesco Buro, direttamente dalla Tanzania! Ok, va bene, va bene. Perché okay. Se non erro... esatto. Se non erro sei il suo allenatore, giusto? Sì, sì, perché?
No, devo dire che è stato molto bravo. Non è quello che dicevano loro, è effettivamente vero. Qua è vuoto sotto, la gestione del pallone è difficile. Ha fatto dei gli esercizi difficili con due palloni, quindi molto bravo, molto bene Andrea, bravissimo. Grande Andre, super apprezzato. E adesso sentiamo la parola di Marco. Detto anche se è un fuori, posso proporre un fuori programma o siamo tiratissimi? No, proponiamo, dipende dal fuori Andrea, programma. Sfideresti i giudici al canestro? Vai. Comunque Andrea, bravissimo, ma perché mi ha colpito una cosa, hai danzato con i palloni da basket, quindi bravissimo anche per questo, non hai solo giocato a basket, ma hai danzato con quei palloni, quindi grazie per questa bellissima esecuzione. Bravissimo, bravissimo. E adesso, attenzione, tiro di basket. Allora, cominciamo dalla linea dei due qui e poi la facciamo dei tre. Vai, chi comincia? Io faccio una raccattapalle perché... Facciamo cominciare le signore dalla Cina. Vediamo, attenzione, non c'è retino. Vediamo, noi stiamo qua a controllare attenzione, se effettivamente attenzione. Andrà dalla linea dei due. Attenzione! Mai! Si prova da Abu Dhabi. Attenzione. Teo Abdullah. Mamma mia! Mamma mia, ci prova! Andrea, tocca a te! Andrea, tocca a te! 0-0, Andrea! Attenzione! Fuori! Fuori! Andiamo tutti noi! Ci fa molto più in testa dalla linea dei tre! Dalla linea dei tre! Andrea, sappiamo che l'hai fatto per dare un po' di speranza ai ragazzi, grazie! Vai! Dalla Cina! Con furore! Tira ed è fuori! Incredibile, incredibile! Stamattina si è svegliato, ha messo le mani al contrario! Vediamo Teo, mamma mia! Mamma! Mamma! Ora vai da qui! Andre! Vai Andre! Andrea, per il tiro da tre! Mamma che palestra! Tu sei tarato sulla palestra! Abituato, quelli due metri, tu sei tarato sulla palestra! Facciamo un... ultimo, linea da fuori campo! Tiro dell'ultimo minuto, proprio da fuori totalmente fuori dal teatro! Attenzione, comincia Benedetta! Una, due, tre. Oh mamma, mamma mia! Maria, il montaggio al teatro! Teo ci prova da fuori. Attenzione! Mamma mia, quasi spacca tutta la batteria. Vediamo Andrea. Andrea, adesso dovrebbe essere una passeggiata per te da così lontano. Che bello! Fatto! Bravissimo Andrea! E allora, con questa carica fatemi sentire! Calma! L'applausometro! E qua andiamo su! Abbiamo bravissimo dacci. Andrea! Benissimo, benissimo! E adesso passiamo ai pro di questa competizione. Coloro che l'hanno già vissuta alla primaria e adesso alla secondaria vogliono continuare a vivere il sogno. Signore e signori, un applauso direttamente dalla verifica di tecnologia. No, non è vero. Signore e signori, un applauso per il nostro Costelli! Alla secondaria! Eccolo. Mamma mia, anche il look. Anche il look giusto. Branco, cosa ci canti oggi? Chiamami per nome. Chiamami per nome, benissimo. Allora, signore e signori, attenzione. Sulla base di Chiamami per nome di Fedez e Francesca Michelin, un applauso al primo partecipante della scuola secondaria, signore e signori, Costelli! Oggi una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna. La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine, ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine. Le mie scuse erano mille e nel cuore sento spille, prova a toglierle tu, baby.
chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola e stando in piedi con un nodo alla gola. Chiamami per nome, perché in fondo qui sollevo siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. Grazie! Un applauso a Thomas Costelli! Bravissimo. Bravo, bravo, rimani qui, meno male che non ho lasciato il microfono a terra. Il primo della secondaria, ragazzi, perché quest'anno anche i ragazzi della scuola secondaria hanno partecipato. Per fortuna! Esatto, e qualcuno è stato anche scelto, quindi parola ai nostri giudici. Sentiamo. Io rispondo subito all'appello. Thomas, 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 ti chiamo per nome! Subito! Ho sentito un gelo nella scheda, anche se sono acceso. Accendete il riscaldamento! Bravo, bravo, grazie. Soprattutto tornando alla secondaria, riporta questo messaggio, queste cose si possono fare anche alla secondaria, grazie. Bravissimo! Esatto, bravo, esatto. Thomas. Bravissimo Thomas, ci fa piacere riaverti su questo palco. E comunque io stavo pensando ancora a Marco, sto pensando che non ho fatto neanche un canestro prima. Zero box. Sei rimasto colpito. 3 su 3. Thomas, per fortuna mi hai risollevato il morale. Bravo. Grazie. Bravissimo. E adesso, intanto che i nostri fantastici ragazzi prendono nota, sentiamo il prossometro. Via! Bene. Benissimo! E intanto dal Perù il nostro coordinamento geografico ci dice che l'applausometro funziona, stiamo testando tutto. Grazie Thomas, puoi tornare in classe a continuare la verifica. Guarda che lì fuori ci sono le risposte. No, scherzo naturalmente, no. Si riparte, si continua con la nostra gara. Adesso passiamo a una coppia, sempre di quinta, quindi quelli un po' più grandi, che ci porta in un mondo a parte, un mondo tutto loro. No, non siamo sul recitato, non siamo sul ballato, ma siamo sul recitato. Aha. Signore e signori, un applauso al duo Rubetti Ranzenigo. RR. Prendo l'altro. Senti, due microfoni per piacere, venite microfono. Ragazzi. Allora, vi serve una sedia? Eccola qui. Bene. Allora, prendiamo la sedia, tieni. Ah, ti tengo a dire. Lo volete? No, lo dico dopo. Ci sono due? Perfetto. Allora, questo è il tuo. Uno dei due, perfetto. Questo è il tuo, provalo. Prova. Su. Nero, su. Vai. Prova. Okay, perfetto. Parlate bene vicino, Mi raccomando, ragazzi, io farò il narratore iniziale, giusto? Pronti? Ah, due sedie. Mi passate una sedia per piacere. C'è una sedia libera. Avevo capito una. Non credo che ci sia dietro. Mi servirà dal pubblico, credo. Qui siamo in un esterno. Siamo in un esterno. In un momento normale della giornata, giusto? Grazie mille. In un momento normale della giornata. E entriamo. Attenzione. Perché ci sono due matti che si incontrano per strada, giusto? Sono due matti che si incontrano per strada. Ma sai che qui fa caldo? Sì, effettivamente si stava meglio in casa. Forse hai ragione, ma in casa mi stavo annoiando e non posso vedere la TV. Cos'ha che non va di così tanto grave? Non lo so. Non mi va nessun canale. Ho pure messo la Bibbia sul balcone, ma la parabola non prende. Ma tutta questa tecnologia non ci aiuta. Fanno le cose troppo complicate. Per dirti, ieri sono entrato in auto, però mi sono accorto che mancavano i pedali, il freno a mano, il volante. E dov'erano? Mi sono accorto che ero seduto sul sedile posteriore. Ah, certo, ma è la distrazione. Pure io ci soffro. Pensa che una volta mi sono messo le scarpe al contrario e ho camminato così tanto che stavo per dividermi in due. A me non piace camminare, non
quando stavo andando al circolo della dama per farmi una bella partita, ho chiamato un taxi. Quando è venuto il momento di pagare, il taxista mi ha chiesto 20 euro, ma io ne avevo solo 15. E quindi cosa hai fatto? Gli ho detto di fare 5 euro di retromarcia. Certo, invece a me a dama non mi piace proprio giocare. Tutte quelle pedine da mangiare proprio non le digerisco. Ma a proposito, tu sai cosa ci fa una lumaca su una tartaruga? Boh, forse delle lenti a contatto? Boh, e visto che sei così intelligente, ti potrei chiedere una cosa? Sì. La pianta più puzzolente? Forse è quella dei piedi? Bah, chi lo saprà mai? Bravissimi, bravissimi! No. Con queste fantastiche frettole! Antonio, hai lì un microfono? No, perché dalla regia vi state divertendo, giusto? Alla grande! Alla grande, c'erano dietro i registi lì che stavano diventando avanti, venite qua! I nostri giudici! Bravissimi! Bravi, bravi! Allora, battute veramente belle, tra l'altro riadattate per il contesto, bravi, complimenti, complimenti! Sentiamo intanto che la sala stampa vota, che cosa hanno da dire i giudici? Giudici! Allora, a proposito di riadattare le battute, io ho notato, non so se anche i miei colleghi giudici l'hanno fatto, uno sguardo verso padre Sergio quando avete nominato la parabola e uno sguardo verso le maestre quando avete parlato di distrazione. Sbaglio? Sì. Io mi permetto, giusto, era voluto. Ammiccavate al pubblico, insomma, come si dice in gergo. Voi mi avete ricordato tempi d'oro del QDV. questo è sempre un bel pensiero. Ecco, devo tirare le orecchie un attimo al pubblico. Quelli della lumaca sulla tartaruga non l'hanno capita, quindi riprendetela per favore, cioè sgridateli, fateci risentire quella della lumaca, com'è che faceva? Sì, in piedi. Ma a proposito, ma sai cosa ci fa una lumaca su una tartaruga? Non lo so, forse delle lenti a contatto? Boh. Lenti a contatto la lumaca, è lenta, la tartaruga è lenta! E questo è piaciuto particolarmente. Sì, ma anche voi siete lenti però, adesso l'ho capita! Grasse risate. È stato bellissimo che ce l'avete rispiegata. Neanche sono più belli fuori programma. Bellissima. E allora sentiamo come vi accoglie il pubblico con l'applausometro. Bravi ragazzi. Dal nostro Perù stanno rilevando le scosse sismiche. Stavo pensando che ci siamo fatti delle grasse risate, ma soprattutto se le ha fatte Bisignano delle grasse risate. Vabbè, signore, eravamo in tema, signore. Passiamo, e non ho letto ancora la scaletta, mi dimentico di lei. Dalle risate, questa la mettiamo insieme ai lenti a contatto, la rispieghiamo dopo. Passiamo dalle risate alle tenebre. Sono loro? Sì. Sono loro! Passiamo, mamma che cosa, al tema più inflazionato di quest'anno. Dopo la mitica Harley Quinn dell'uscita di Suicide Squad del Carnevale 2012, che non lo so, 2017, dove erano tutte Harley Quinn, passiamo all'idolo ormai di quest'anno, cioè la più imitata Netflix e basta, e la più ripresa da tutti, con la prima delle tante coreografie dedicata a darle a mercoledì, la prima coppia che sembra proprio la coppia dei fratelli della famiglia Adams, sembrano pazzi, e mercoledì, signore e signori, un applauso per Alissa e Impissa. Ma che belli! Facciamo subito l'appunto. Vabbè, Inti, tu sei sempre bello, va bene. Però la nostra fantastica mercoledì bellissimi, è veramente stupenda. Ragazzi, siete complimenti. Bellissimi. Complimenti. Inti, sei agitato? No. La coreografia la sai? Sì. Sei sicuro? Sì.
perché dopo riveliamo un piccolo retroscena. Attenzione, è del pubblico che ci guarda, è diventata matta, vero? Attenzione! Bene, meno male. Ce la farete oggi? Noi speriamo di sì, ma siamo sicuri che ce la farete. Speriamo che la ripassate. Speriamo che... Diglielo. Speriamo che la ripassata. Eh sì, perché... speriamo che l'abbia ripassata. Attento a te, perché... Pronti? È cattivissima Alissa, io l'ho vista ieri nelle prove. Se avesse avuto una bacchetta gliela dava sulla testa a intissare. Tu sei indisciplinato, però, come ballerino. Bene, e allora signore e signori... Sta scaldando, scusate. Sta scaldando. Finisci di strecciare, fai quello che devi. Pronto? Bene. Prontissimo. E allora, siccome intissare è pronto, Alissa non ne può più. Cerchiamo di farla fuori questa coreografia. Un applauso per Alissa e intissare! Pronti via! Bravissimi! Oh, proprio nello stile di mercoledì! Bravi! Mamma mia! Mamma mia! Fatevi dare un abbraccio! A proposito dei tempi d'oro del QDV, Marco, guardando in Tissar, non ti ricorda Antonio Bettera quando copia da tutto il resto del mondo le coreografie che non se le ricorda? Ecco, bravissimo! No, veramente bravo. La realtà è che Antonio Bettera è peggio. Sì, sì, davvero. La realtà io è peggio. Io sono così come... Allora, ho provato a muovere l'occhio destro da solo. Perché... Alissa sicuramente da grande farai l'assistente sociale, perché hai fatto un intervento sociale. Ma al di là delle battute siete stati veramente bravi. Bravissimi, bravissimi. Io vi ho visto anche coordinati, quindi secondo me Tissari ieri sera proprio ripassato. 10 volte. 10 volte. Marco lo sa. 10 volte ripassato. Bene, bene. Marche, bravissimi. Sì. Avevi qualcosa da dire, no? Ti ho visto partire, non me ne voglia, vista. Non me ne voglia intissar, ma sei stupenda, Alissa. Potresti andare a una fiera di cosplay, veramente. È vero, è vero. Bellissima, bellissimi tutti e due. Svegliamo un piccolo retroscena. Come, scusa? Sei splendido, Inti. Com'è andata ieri? Raccontaci delle prove. Sentite qua, ne? Hai aspettato il balletto perché la prima parte la sono ripassata, così perché avevo guardato il video, dopo un po' ho imparato anche la seconda parte, miracolo. Ce l'abbiamo fatta e poi... E poi siamo arrivati ad oggi, quindi, bravissimi! Il Tissar confermi. Alissa, quindi direi assistente sociale e nutrizionista a sto caso. Quindi via la merendina, ma andiamo a ballare. Sì, però scusate, Alissa, tu dovevi sapere che la merendina è parte integrante della preparazione atletica di Intissar, in genere, proprio nella vita. Ecco, e per svelare un ultimissimo retroscena, la maglietta è una doppia XL e non ha sotto l'imbottitura. Bravo Inti! Noi ti vogliamo Inti, così. Confermi quello che ha detto Alissa, che sei arrivato totalmente impreparato? Sì. Proprio non ci provi neanche? Vuoi un altro microfono? No. Hai sensi di colpa? Sì. Dai, sei stato bravissimo.
E allora, intanto che hanno votato tutti quanti, sentiamo se la preparazione che Alissa è riuscita a impartire a Intissare è stata sufficiente per piacere al pubblico. Pronti? Bell'applauso! Applauso! Via! Ragazzi, abbiamo ricevuto una scossa di magnitudo 7.8. Ma li avete pagati? Li avete pagati? Insomma, i merendine in Tissà, quelle che non hai mangiato per fare le prove le hai date al pubblico. Bravi, bravi ragazzi, sì, tornate poi al posto. Sì. Complimenti, complimenti. E adesso non ho letto di nuovo. Ci ritrasferiamo da il ballo a uno strumento musicale, mattinata con tantissime cose. Prima uno strumento a fiato, adesso invece... quello che ci farà sentire il prossimo concorrente è il pianoforte. Oggi abbiamo la tastiera, ma il concetto è quello. Signore e signori, un applauso per Andrea Ronchini! Bravo Andrea! Bravo Andrea! Vai, intanto che ti presento, prova se va tutto. Prova, prova! Metti di qua, senti, Andrea, veramente a modo, bravissimo. Funziona? Va bene, va bene. Abbiamo perso. è troppo alto la sedia? Va bene, no, sta in piedi, sta in piedi. Ah, sta in piedi. Va, un'esibizione in piedi, abbiamo provato ieri così, giusto? Sei pronto? Sei carico? Classico. Parliamo di tutto dopo, perché Andrea è molto emotivo. Quindi facciamogli fare questo pezzo, mi raccomando, alla grande come si è fatto fino po', alto, così sei pronto? Tutti. Signore e signori, un applauso per Andrea Ronchini! Ci hai emozionato, complimenti, bravo, bravo, bravo. No Andrea, scusami, va benissimo l'interpretazione del primo pezzo, ok? Ma io questa nota di follia non l'avevo notata in 5 anni che sei qua, Bravo! Dai, da dove siamo oggi? Quando si dice che la musica...
Maria, non possiamo stare avanti troppo. Però dopo magari in chiusura potremmo fare un altro brano. Complimenti Andrea, tra l'altro ho suonato un pezzo difficilissimo, eh. Bohemian Rhapsody, cioè, davvero, mica davvero difficile. Parliamone. Sala stampa ha votato. Signore e signori, pronti? Abbiamo bisogno dei vostri applausi. L'applausometro è di nuovo in funzione, sì, dopo la scossa di prima. 3, 2, 1, applauso! Le quinte qui ci danno dentro i tuoi amici. Bravo Andrea, vai. Questa cosa qui, ce ne sono un sacco di va quinta diretta. Quest'anno. Bene. Vi stanno addormentando? No. Sì, come sì? Allora passiamo al prossimo concorrente. Ritorniamo alla secondaria e passiamo ad una canzone che ha fatto... Sì, qui. Okay. Ha fatto furore nel Sanremo dell'anno scorso, mi sembra. Con la canzone di Rama, Ovunque sarai, signore e signori, arriva il cugino dei padri, Giacomo Frati! Cioè, di solito le faccio io le brutte battute, invece scusate, avevo caldo, volevo raggelare un attimo la situazione. Giacomo Frati e Monaci. Giacomo è stato uno dei partecipanti già di altri talent, giusto? Una volta sei stato due. Due volte con questa tre, giusto? Fia, tre volte su cinque, questo è forte ragazzi, questo è forte. Lo ascoltiamo con la canzone di Rama, Ovunque sarai, facciamo un bel applauso. C'era per... potete anche cantarla. Sì, potete anche cantarla, alzare gli accendini, fare quello che volete. No, gli accendini no. Signore e signore, con Ovunque sarai, Giacomo Frati! Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce scalderai. Se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò. Oh, io ti ascolterò. Se sarai vento canterai. Un applauso! Bravo Giacomo, difficilissima anche questa canzone, grazie. Difficilissima anche questa canzone, era bravissimissima, complimenti. Difficilissima davvero. Giudici, it's up to you! Cosa ci dite? Io ti direi che partito benissimo o... Ripassiamo la parte del ritornello, però la canzone era molto difficile. La cosa che mi è piaciuta tanto è che hai cantato su base senza aiuto vocale. Esatto, quindi complimenti, perché non è facile fare lì una cosa del genere con il pubblico davanti. Quindi complimenti. Tornando in secondaria, di che si può fare, che si deve fare anche tu. Come è andata la verifica? Che stamattina avevi la verifica? Bene, allora benissimo, allora col talent ti sei divertito. Sicuramente diremo anche all'insegnante più uno, almeno più uno, almeno insomma. Più, anche uno e mezzo, dai. Ho intravisto nella sala stampa un'educatrice con un altro strumento musicale. No, eccola. Non so voi, ma... Teo, nella seconda parte avremo delle sorprese dopo l'intervallo incredibile. Signor Frati,
incredibili. Bravissimo Frati. Grazie Giacomo, grazie Giacomo, ti lasciamo andare. Ah no, 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 è vero, aspetta Giacomo, stai. La spongiometro. Mi ero dimenticato. Signore e signori, un bel applauso per Giacomo Frati. Dal Perù arrivano. Bene, arrivato. Grazie Giacomo, abbiamo grazie registrato. Mille. Complimenti. Bene, bene, bene. Ora invece passiamo al ballo e abbiamo un'altra battaglia, non la stessa di prima. No, la stessa, la cugina, la cugina, la cugina. La cugina, amica cugina. Una signore coppia, e signori, una coppia, cominciate a salire sul palco. Battaglia e Gali! Venite ragazze, venite ragazze, prendete il centro. Siete emozionate? Grandissimo. Sì, tutto bene? Avete dormito stanotte? Meno male. Allora, noi non vi lasciamo, non vi rubiamo altro tempo, sentiamo subito la vostra canzone. Le accogliamo con un applauso, signore e signori, la coppia di ballo Galli Baladella! Mamma mia! Complimenti, prendete il centro, ragazzi, tenete questo se volete parlare con i giudici. Giudici qua, se veramente... Adovo. Padre Sergio. Sì, okay, anche okay. Padre Sergio. Adovo. No, ragazze, bravissime, bravissime. Ma l'avete montato voi questo pezzo? Sì. Cioè, coreografia anche? Sì. Pulitissime, veramente, brave, brave, brave. Bravissime. Pazzesche. Brave, davvero bravissime. Una bella carica di pop qui da noi, bravissime. Una canzone non conosciutissima, quindi no, brave, brave davvero, brave per tutto quello che la nostra maestra pop Vanessa dice bravissime, quindi abbiamo l'approvazione. Sentiamo se è piaciuta anche al nostro pubblico. Pronti con l'applausometro? Via! Le quinte qua a... Da allora. Perù è arrivata la scossa, perfetto! È arrivata! E allora ragazze potete andare perché bravissima. Ora la scossa ce la dà, andate pure, grazie. Comunque, grazie. Piccola nota, le quinte, 1000 punti più, eh! Oh, le quinte hanno partorito tanto di quei talenti che... Cavoli! Creatività pazzesca, se consideriamo anche tutti quelli che l'anno scorso erano in quarta e che hanno fatto il talent l'anno scorso. Andiamo avanti. Adesso è la parte per me migliore. La prossima occhio perché la prossima è cattiva, né? No, non è vero, non è cattiva, è buonissima, ma sa come difendersi. Accogliamo sul palco con un grande applauso Matilde Scolari! Vieni Matilde! Allora, Matilde non è semplicemente vestita da carnevale, giusto? Solo per il talent. Ok, esatto, perché? Che cosa ci fai vedere? Vi faccio vedere un'arma del Kung Fu che è al ventaglio. In una, diciamo... Si chiama la forma del ventaglio. Perfetto, esatto. Io non volevo dire stupidaggini. No, non dire niente, quindi... sennò... No, altrimenti mi dà una ventagliata in testa, pam! Sei morto. Occhio, orecchio soprattutto, perché anche le cose che fa, che dice, che si devono sentire... Attenzione bene, la forma del ventaglio, un applauso per Matilde Scolari!
così. Un applauso per Matilde. Allora, non so se avete sentito il ventaglio, giusto? Il rumore è una cosa che il ventaglio deve fare, giusto? Sì. Esatto. Quindi noi non conosciamo quest'arte, ma c'è tutto un mondo dietro a questa forma del ventaglio che abbiamo appena visto. Sentiamo che cosa ne pensano i giudici di questa esibizione particolare. Apprezzo tantissimo Matilde, tu così minuta, piccina, eh? Hai una forza, una potenza che veramente io, se fossi nei ragazzini, starei molto attento. Ah, state attenti voi di quinta. Non fatela arrabbiare che vi dà una ventagliata. La cosa bella anche in questa tua esibizione, in questa tua proposta, è che hai portato una cosa che era un misto fra arte marziale, danza, con una musica bellissima, che sotto c'era Hey of Tiger, direttamente da Rocky. Scelto dalla nostra regia. Questo era, hai presentato un 90 secondi, 100 secondi, veramente pieni e ricchi. Grazie. Bravissima Matilde. Adesso, scusate, ma è successo un casino. Non scappate le api, figlio. È successo un casino. Oh. Facciamo un applauso, arrivano dall'infanzia le nostre apette, un applauso alle nostre api. Ah, ma ci sono, c'è il corredo. Eccole, e intanto che arrivano tutte le apette, sentiamo l'applausometro per Matilde. Pronti? 1, 2, 3, andiamo! Voilà! Allora, Mati, vai pure. Rilevato? Attenzione. Ok. Attenzione, perché no, questa è la mia, abbiamo perso le maestre. Scusa Lodo, bambini! Grazie. Il potere della voce di Marghe è una cosa incredibile. Abbiamo fatto un casino. Perché infatti loro sono indisciplinati, perché le maestre... Dove sono le maestre? Non so, sono scappate. Ma dove sono le maestre? Oh, dove avete messo le maestre? Giulia! Là dove? Giulia! Chiara! Adele, Beigi, hai mangiato tutte le maestre. Adele. No, Barbara non ci sono, proprio perse. Bene. Nicola. Noi Non c'è nessuno. Dobbiamo far partire entrate da fuori. Allora, le ho trovate. Forse le ho trovate. Però mi servono le vostre mani per farle arrivare. Facciamo un grandissimo applauso, signore e signori, le maestre della scuola primaria! Brava, tutto dentro, forza! Allora, prima di tutto, sono spettacolari i costumi, sono fantastiche. Se volete andare avanti, andate avanti, occupate la parte avanti. Sono spettacolari i costumi. 1, 2, hanno una sorpresa per voi. Volete vederla? Siete pronti? No, così c'è, no. Abbiamo qua 20 docenti e la vostra risposta è sì. Volete vederla? Allora, vediamo cosa succede. Abbiamo le musiche? Tutto pronto? Signore e signori, il corpo docente della scuola primaria in una esibizione unica. Fate partire le dirette dappertutto. Un applauso per la maestra della scuola primaria!
Ma sono fantastiche, non è finita qui, non è finita qui, trattenete gli applausi perché adesso ci salutano. Attenzione. Fine, veramente ha spaccato. Bravissimi, mamma che brave, che chiusura, strepitose, che chiusura. Sentiamo l'applausometro. È qua. Irrilevato. Spaccato il telefono. Abbiamo l'infanzia, maestro dell'infanzia. Facciamo adesso dopo la pausa. Anche adesso prima della pausa, ok. Allora, lasciamo scendere le nostre maestre facendo un ultimo mega meraviglioso applauso ai popoli della terra. Brave ragazze, bravissime, super preparate. Sono emozionato, sono emozionato. No, ma io... maestre, maestre più Nicola, io vi ho inserito in concorso, mamma mia, il mio mamma voto mia. Lo metto sulla sulle schede di valutazione. Non plus ultra, voto non plus ultra. Sono state fantastiche, è arrivato un trattore in scena, siamo passati dal Messico alla Cina, una roba fantastica. Bravissimi ragazzi, allora adesso accogliamo con un mega applauso i prossimi ospiti fuori concorso per il primo anno, in questo quinto anno del Cerioli's Got Talent. Arriva la scuola dell'infanzia con elefanti e scoiattoli. Ma che si fa? Allargare? Ah, ok. Vai. Poi stanno su, si apre. Bene, bene. Perfetto. Guarda che belle queste pette. Fantastici. Sulla musica, dai, 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 che venite, venite, mamma che belli che siete, le apette. Io faccio la barriera umana, eccoci. Apette, aquilotti, le coccinelle, poi cosa c'è lì? Bravissimo. Bruchi, bruchi, mamma mia. Prego, 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 eccoli. C'è una mano? Mamma, ma siete fantastici, vai Ludo. Ma che belli, ma che belli! Qua davvero, c'è... vieni, facciamo un grande semicerchio, giusto? Eccoci. Api, dobbiamo stare da questa parte. Vai, 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 tu vai, che ci pensiamo noi. Dario. Ok, apette. Lì, quanti sono, Lodo? Ah, hai fatto il vaccino. Vieni, 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 ci allarghiamo un pelo, perfetto, eccoci, vieni. Eccoci, eccoci. Qui, qui. Ma che bello, tutti. Quanta fortuna!
che ci portano. Aquilotti, andate vicino, perfetto, allarghiamoci, venite ancora indietro Hazel, così ci stiamo Aquilotti, tutti. Le coccinelle. Venite belli. Bella. Uccellini, andiamo, uccellini. Vai. Eccoci, gli uccellini, ecco. Le coccinelle. Maria. Siamo connessi. Ci sparano. Con Maria. Eccoci qua. Ok. Pronti. Bravo. Coccinelle, venite. Te vicini. Ok. Ecco. Allarghiamoci un pelo ancora. Bene. Ma quanti vestito siete? D'arabo. Ma quanti siete? Mamma mia, quanti siete siamo. Tantissimi. Vieni, vieni indietro. Allarghiamoci, Kenny. 43. No. Ok. Di più, di meno. Di più. Di meno. Di più. Perfetto. Questa me la porto a casa io, questa parte. Attenzione, passo. Ora me la porto a casa io. Qua. Ci mettiamo qua in mezzo. Permesso. Bene, okay, bene. Sari, bene. Vieni qua di fianco. Anna, ci stai, aspetta. Mettiti qua in mezzo. Kenny, guarda. Kenny, mettiti un po' più in qua, che così ci state tutti e due. Perfetto. Bene. Aspetta, Sari. Bene, bene, bene. Siamo altissimi. Vieni un po' più in qua. Dimmi. Ci stai? Andiamo un po' avanti. Ok. Barghe, abbiamo bisogno della tua voce. Perché abbiamo bisogno del silenzio assoluto in aula. Dite una poesia. Pubblico! 3, 2, 1. Bravissimi. Perché devono recitarvi anche una filastrocca? So che sono piccoli, sono vicine e piccoline, non ce l'hanno come me e Marche. Quindi deve sentirsi benissimo. Siamo pronti? Ho perso il compagno, allora. Perfetto, pronti? Bimbi, guardate la maestra Chiara che è lì per voi. Adesso qua se non unisco più. Pronti a tirar fuori le voci, eh? Guardate bene la maestra Chiara. E... ma che fantastici, ma siete stati veramente fantastici. Io voglio sentire anche la parola dei giudici, eh. Giudici, cosa dite di questa esibizione dell'infanzia? State su che poi facciamo uscire per ultimo. Sentiamo cosa ci dicono i nostri giudici. Bravissimi, bellissimi, e complimenti a tutti i bambini, a tutte le bambine e alle vostre maestre. Bravi, bravissimi. Voglio tornare all'infanzia! Anch'io! Oh, voglio tornare alla scuola dell'infanzia! Bene, bene! Marghe! Allora, se Antonio si porta a casa le apine, sì, io mi, porto io mi prendo le coccinelle! Bellissimi! Volete andare a casa con Marghe? Gli aquilotti van con l'odo e i bruchetti con Antonio Gazzulli. Va bene? Deciso così? Benissimo! Un altro caso! Bravi bambini! Rimanete sul palco, rimanete un attimo sul palco, permesso! Perché noi siamo arrivati esattamente a metà! Un po' più della metà, un po' più della metà! Adesso noi ci aspettate la sera che facciamo uscire loro prima, così poi siete con calma voi. Adesso, attenzione! Vi faremo uscire classe per classe insieme alle vostre maestre per una ricreazione extra large di 30 minuti. In realtà ci dobbiamo trovare qui dentro pronti a 10:45, ok? Per la seconda.